cari spiriti liberi, ben arrivati a una nuova puntata con Tea, ore 21, stiamo insieme con gioia e con amore. Mi fa molto piacere essere collegata con voi in questi giorni e di nuovamente insieme dopo un po' di pausa. Mi auguro che abbiate trascorso delle giornate belle che vi hanno appagate e volevo salutarvi con amore, mandarvi il mio amore, la mia buona energia e iniziare insieme questa bellissima meditazione spirituale con i mantra che ci fanno così tanto bene, che sono dei portali di vibrazioni sacre che ci portano in altre dimensioni superiori, che ci aiutano a liberare la mente da negatività e ci aiutano a manifestare la pace mentale così importante oggi più che mai nella nostra vita. Nonostante tutto, qualunque cosa succeda, ognuno di noi ha se stesso e quindi manifestando la qualità della pace mentale possiamo vivere bene sempre, ovunque e comunque. Vedo già tanti amici che scrivono, che si collegano, grazie per essere qua con me. E vedo addirittura amici dalla Polonia, da altre parti del mondo. Grazie, grazie per essere collegati qua su questi canali. Io sono su Facebook nella pagina Tea e su Instagram Tea Mantra e adesso insieme proviamo proprio a fare questa meditazione sacra in cui ci mettiamo in una posizione comoda e iniziamo a ripetere questi mantra così potenti che ci fanno così tanto bene e che possono veramente aiutarci a creare un'atmosfera serena nella nostra vita, nelle nostre cellule, nella nostra mente. Quindi mettetevi comodi, chiudete gli occhi, respirate profondamente e iniziate a ripetere con me questo mantra. Namo Bhagavate.
Hare Krishna, cari spiriti eterni, ben arrivati, ben trovati, e sono molto felice di essere qua con ognuno di voi. Questa sera abbiamo iniziato il nostro bellissimo incontro che ha avuto un breve periodo di pausa di qualche giorno e con due mantra molto potenti che hanno un grande valore spirituale. Il primo è Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Questo mantra è considerato un mukti mantra, un mantra di liberazione spirituale che ha la capacità di aiutarci sia a incontrare sia a manifestare noi stessi le sei perfezioni. Queste sei perfezioni sono negli esseri superiori, coloro che hanno raggiunto un livello di coscienza molto elevato, e quindi Bhagavan è colui o colei, e sentite nel mantra che è presente la parola Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Bhagavan è colui o colei che ha raggiunto, che sta manifestando le sei perfezioni, delle sei qualità molto importanti che sono bellezza, ricchezza, potenza, fama, conoscenza e distacco. Quindi chi è spiritualmente elevato ha raggiunto le più belle qualità che si possono avere qui in questo mondo materiale, ma ha qualcosa in più, e cioè la conoscenza spirituale e il distacco. Questo distacco ti rende libero, libera da ogni tipo di condizionamento, attaccamento e possibile motivo di rinascita, no? in questa dimensione materiale. Quindi ecco perché Om Namo Bhagavate Vasudevaya è considerato un mukti mantra, uno di quei mantra molto importanti, spirituali, speciali, che aiutano nella via che lo spirito eterno sceglie di uscire definitivamente dal samsara, dal ciclo ripetuto di nascita, vita, morte, rinascita ripetute nel tempo. Quindi io canto molto spesso questo mantra. Viene anche usato prima della lettura di testi sacri in alcune tradizioni spirituali, e consiglio a ognuno di voi di ripeterlo quando potete, perché è veramente un mantra che fa molto molto bene alla nostra espansione della coscienza spirituale che ognuno di noi è, però ha bisogno di risvegliare sempre più nella propria vita. Quindi ripetete quando potete questo mantra. Il secondo era Om Shanti Om, che chiaramente ormai chi mi segue sa bene cosa significa. Shanti vuol dire pace, ed è il mantra che crea pace non solo questa vibrazione non crea pace solo a livello culturale, ma anche sensoriale, anche a livello proprio sottile, energetico, in chi pronuncia queste sillabe sacre, proprio perché Shanti è la vibrazione della pace. Non a caso, quando a scuola le maestre vogliono che i bambini facciano silenzio, oppure quando sei in un luogo in cui ci sono anche altre persone, come un cinema mi viene in mente, in cui due parlano o due o più persone parlano, quello che viene naturale sia alle maestre che alle persone del cinema è di dire a quelli che parlano shh, e questa vibrazione crea subito l'effetto pace, l'effetto silenzio, l'effetto tranquillità. Adesso è il momento di vivere la calma. Proprio il messaggio di questa sillaba è calma, pace. E non a caso è la sillaba sh, è l'inizio della parola shanti, proprio perché shanti è la vibrazione della pace, della emozione della pace.
Molte persone mi chiedono quale mantra mi consigli di ripetere durante la giornata. Molti mi scrivono che hanno dei momenti intensi di varia natura e io consiglio quando potete durante la giornata di ripetere il mantra Om Shanti Om. Invece, prima di mangiare, se volete, un altro bel mantra che potete ripetere, che va proprio a caricare il cibo che andrete a mangiare di una vibrazione spirituale speciale, è il Mahamantra Hare Krishna. Quindi, proprio prima di iniziare a mangiare, potreste mettere le mani in pranam, in questo modo, giunte sul chakra del cuore e ripetere Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Facendo questo andiamo a caricare il cibo che andiamo a mangiare di una vibrazione spirituale molto potente. Quindi ecco questa sera alcuni consigli pratici proprio anche nella nostra vita quotidiana, come inserire i mantra nei vari momenti della nostra giornata, non solo nel momento in cui ripetiamo il japa, quando facciamo japa con il japamala. E possiamo utilizzare i mantra nella nostra giornata in ogni momento e quindi prima di mangiare anche è un momento molto importante. Questa sera mi faceva piacere farvi vedere un libro perché tante persone, tanti amici, tante amiche mi stanno chiedendo che vogliono iniziare a praticare Hatha Yoga e mi chiedono qual è un testo che mi consigli di leggere per Hatha Yoga. E io vi consiglio questo, si chiama Yoga Olistico. Io ho la possibilità di spedirvelo se volete e all'interno di questo testo troverete le posizioni dello yoga, le posizioni principali dell'Hatha Yoga e troverete le spiegazioni dei benefici delle varie posizioni, delle varie asana e una bellissima introduzione allo yoga proprio in modo molto, molto bello ed eloquente. Quindi se vi interessa approfondire meglio che cos'è lo yoga, l'hatha yoga, le posizioni dello yoga, questo bellissimo libro Yoga Olistico vi può essere d'aiuto. Questo libro l'ha scritto Giorgio Cerquetti insieme a Giulia Amici ed ha veramente è illustrato anche molto bene con delle belle immagini e quindi chi lo desidera mi può scrivere alla mia mail theacrudi@yahoo.it. Come state vivendo questo momento particolare della nostra eternità? Qui tante cose stanno cambiando costantemente e ci conviene proprio vivere nel presente, ci conviene vivere bene i momenti, i vari momenti che la nostra vita ci regala, e avendo una nuova consapevolezza, avendo una nuova sensibilità, anche quando facciamo le cose più semplici della nostra vita. Io in questo periodo sto sperimentando molto la potenza della semplicità. E la consiglio a ognuno di voi perché è molto molto terapeutica. Quindi proprio per parlare di questo tema e del cambiamento che ognuno di noi vive costantemente, vorrei leggervi un estratto da un libro molto bello che si chiama La prossima vita. Puoi programmare consapevolmente la tua prossima incarnazione. Quindi adesso vi leggo un estratto da questo libro che può essere una bella riflessione per ognuno di noi per vivere al meglio questo periodo storico così particolare, così diverso da tutto quello che abbiamo vissuto fino ad oggi sul pianeta Terra.
In The Secret Life of the Unborn Child, La vita segreta del bambino prima della nascita, il dottor Verney afferma che in termini di salute ci riprendiamo velocemente dalle circostanze fisiche della nostra nascita, ma la paura che abbiamo ereditato rimane nascosta nella nostra mente subconscia e nel nostro corpo ed erompe solo occasionalmente negli incubi infantili o nelle relazioni, creando degli attacchi di ansietà da separazione. Ci riprendiamo solo quando torniamo alla sensazione prenatale di sicurezza del vivere in un universo che ci sostiene e che ci ama. Da adulti non si pensa mai che molti atteggiamenti sbagliati, nostri e degli altri, possano venire proprio dalle nostre prime risposte neonatali, la mente reattiva, programmata negativamente dagli stress ricevuti, si mantiene poi sulle difensive e risponde in modo strano anche quando il pericolo non c'è. Questi comportamenti vengono poi amplificati nella vita di relazione. Due adulti, improvvisamente, anche per cose di poco conto, si attaccano a vicenda. Come due neonati sotto stress. Rivedere il passato con intelligenza, liberandosi da traumi e stress subiti, è utile per il nostro progresso spirituale e per programmare la prossima vita. Siamo tutte vittime inconsapevoli, figli di vittime inconsapevoli che a loro volta sono stati traumatizzati dai loro predecessori. Curiamoci senza giudicare chi ci ha preceduto. Capiamo, perdoniamo e proseguiamo con determinazione e tanto amore sul nostro cammino. Dalla nascita in poi ci sosteniamo, oltre che con il cibo e l'ossigeno, anche con il prana, l'energia cosmica onnipervadente che permette ogni forma di vita. L'antico testo indiano Kausitaki Upanishad conferma questo principio. Tutti gli esseri, che siano deva, uomini o animali, hanno vita soltanto fin tanto che il prana rimane nel corpo. Questa è per tutti la durata della vita. Secondo lo yoga, l'assorbimento del prana scioglie i blocchi energetici della mente. Siccome il corpo è specchio della mente, intervenire sulla nostra mente è prioritario. Una mente serena assorbe più facilmente l'energia del prana che abbonda negli ambienti naturali incontaminati. Ci conviene respirare consapevolmente, fare lunghe passeggiate in luoghi naturali. Ci conviene andare vicino ai corsi d'acqua, vicino agli alberi, vicino al mare, nei parchi, e respirare in modo profondo e continuo. Una respirazione molto efficace che io più volte ho presentato qui nelle trasmissioni energetiche che faccio insieme a voi è appunto il Kriya Yoga, la base del Kriya Yoga, che è la respirazione circolare. Quindi mi piacerebbe adesso mettermi insieme a ognuno di voi a vivere insieme un momento con la respirazione circolare, che abbiamo fatto già altre volte, ma mi farebbe piacere ripeterlo insieme. La respirazione circolare funziona in questo modo. Inspiro pensando energia dentro, espiro pensando problemi fuori. Dopo tre o quattro volte che ho fatto questo ciclo,
inizio un'altra fase della respirazione circolare in cui penso inspirando energia dentro ed espirando amore fuori. Tutte queste respirazioni vanno fatte con questo principio, e cioè che non ci deve essere separazione, spazio tra un'inspirazione e l'espirazione. Deve essere un flusso continuo. Inspiro energia dentro. Espiro. Problemi fuori. Inspiro energia dentro. Espiro. Problemi fuori. State consapevoli nel non creare spazi tra inspirazione ed espirazione. Deve essere un flusso continuo. Inspiro energia dentro. Espiro problemi fuori. Inspiro energia dentro. E adesso espiro amore fuori.
Ora insieme ripetiamo delle frasi positive, delle affermazioni positive che ci possono aiutare nel maturare delle riflessioni spirituali, fare dei passaggi evolutivi nella nostra vita che ci possano aiutare a vivere meglio. Quindi, come dicevo prima nella lettura che ho fatto riguardo la paura, il modo migliore per liberarsi dalla paura è vivere con amore, scegliere di vivere con amore. Quindi adesso inizieremo delle affermazioni positive che ci possono aiutare a sviluppare questa sensibilità verso noi stessi e gli altri. Chiudete gli occhi, chiudi gli occhi e ripeti con me. Io voglio che dall'universo mi arrivino tutte le conoscenze necessarie per risvegliare la mia coscienza di spirito libero, eterno e consapevole. Respira. Ripeti con me. Ogni giorno voglio imparare ad amare meglio. Respira. Ogni giorno merito di imparare ad amare meglio. Respira. Respira. Io mi lascio amare. Respira. L'intero universo è al servizio di chi si lascia amare. Ora ripeti con me questo mantra.
Hari Om, cari spiriti eterni, mi auguro che questa meditazione vi sia piaciuta e vi ricordo che i libri che leggo, questa sera ho letto La prossima vita, scritta dal mio caro amico Giorgio Cerquetti. Vi ho consigliato questo libro, Yoga Olistico. Vi ricordo che io ve li posso spedire, questi libri. Potete anche ricevere il mio libro La conoscenza spirituale dello yoga, questo libro che ho scritto ultimamente con tutti i mantra, le meditazioni spirituali e due CD bellissimi che possono accompagnarvi nelle vostre giornate. E prendiamoci del tempo proprio per riflettere, per fare grande tesoro della semplicità e di aiutarci attraverso le nostre relazioni buone a liberarci da schemi abitudinari che non ci fanno bene e a manifestare delle nuove qualità positive proprio in questo periodo in cui abbiamo tanto tempo per poter riflettere su noi stessi. Abbiamo la possibilità di creare una nuova realtà migliore per ognuno di noi. Quindi se volete i libri, se volete i miei CD, scrivetemi a Thea Crudi, T-H-E-A Crudi, @yahoo.it. E con gioia e con amore il viaggio continua e ci vediamo domani a Thea ore 21, stiamo insieme, con gioia e con amore.